La Iena Operaia da Reggio Emilia. Un attimo il discorso sul concetto di produzione culturale di cui parlava adesso Mamma, nel senso che così vi sentite? Adesso? Sì, ecco, grazie. Allora, nel senso che in qualche modo il Movimento 5 Stelle ha cercato in quest'ultimo anno e mezzo soprattutto di incarnare la volontà di cambiamento, di proprio cambiamento anche dei parametri di vedere la politica. Dopo un anno e mezzo io chiederei a Giulia Sarti intanto se pensa di esserci uscita almeno lei o rispetto a quello che vede intorno a lei. E poi tra l'altro ho anche visto che lei è stata un po' critica rispetto alle aperture che Beppe Grillo a Farage. Volevo chiedere appunto, siamo a un video, che cosa succederà adesso nel movimento, anche partendo dal fatto che si era partiti da un'idea forse rivoluzionaria e in questo momento non si capisce se sta andando o non sta andando. Beh, io intanto mi sto chiedendo una cosa in questi giorni, con tutto quello che sta succedendo. Il titolo di questo dibattito, no, è la rottamazione 2.0 dopo queste elezioni europee. In questi giorni l'unica rottamazione che stiamo vedendo è quella delle procure della Repubblica. Un arresto al giorno e delle inchieste che stanno scoperchiando nei vasi di Pandora incredibili in questo paese. Allora io l'altra mattina guardavo la conferenza stampa del generale della Guardia di Finanza, Bruno Buratti, di Venezia, e dei due procuratori, Carlo Nordio e Luigi Delpino. In quella conferenza stampa sono state dette delle cose pesantissime. Si è affermato chiaramente che dall'inchiesta del Mose sembra di ritrovarsi davanti una tangentopoli bis, con gli stessi soggetti di 20 anni fa, ma con meccanismi e metodi ancora più sofisticati. E davanti ad una cosa del genere, quando si parla dei reati connessi a tutta questa mega inchiesta, non solo corruzione, non solo false fatturazioni, c'è anche il finanziamento illecito ai partiti, e il procuratore Carlo Nordio afferma chiaramente che ci sono prove documentate, al di là di ogni ragionevole dubbio, di versamenti illegali effettuati verso i conti di quei politici come il sindaco di Venezia o tutti gli altri che sono stati incriminati, che sono stati coinvolti da questa inchiesta. Allora, davanti a tutto questo, davanti all'Expo, davanti al Mose, davanti alle scandali delle grandi opere, davanti all'arresto di Scaiola, davanti a tutti gli arresti che ci sono stati in questo periodo, Franco Antonio Genovese del PD, nostro collega, e adesso pure per Galan, presidente della Commissione Cultura dentro la Camera dei Deputati, davanti a tutto questo, cos'è che ha portato il Movimento 5 Stelle in un anno e mezzo di Parlamento? L'importanza di capire che la politica, un nuovo modello di politica, si può fare senza soldi, senza vivere di soldi, senza vivere di questo sistema, restituendo parte dei tuoi soldi alla cittadinanza, alle piccole e medie imprese, con la trasparenza, con la partecipazione delle persone. E questa è la novità più grande, perché se non insegui i soldi, se non capisci che tutto quello che sta succedendo adesso non è vera rottamazione, perché non conta cambiare le persone per metterle delle altre al loro posto, conta instaurare e mettere un virus all'interno della politica oggi, all'interno delle istituzioni, per far capire che i sacrifici prima di tutto li devono fare coloro che le leggi le scrivono per il popolo italiano, non i cittadini stessi. Un primo elemento forte. Dopodiché noi tanti risultati li abbiamo ottenuti in questo anno, io sono davvero soddisfatta e felice di poter dare il mio piccolo contributo all'interno delle istituzioni. Cosa molto importante, la regola dei due mandati. Come fai a aspettare queste logiche di clientelismi, di persone portate a stare per 30 anni, 40 anni a decidere della vita degli altri? Metti una politica che è potenziata. Il tuo mandato
Stato, se dura fino a 2 legislature, non hai la possibilità di costruirti tutte le roccaforti che si sono costruiti i politici di questi ultimi 20 anni. Perché vedi la politica non più come un mestiere a vita, ma come un servizio per la collettività. Questo dovrebbe essere il nostro lavoro. Su questa alleanza con Farage e con lo UKIP, la mia posizione la conoscete tutti molto bene, sono uscita anche sui giornali, ho espresso chiaramente quello che penso di questo partito. Però io vorrei farvi riflettere, vorrei che tutti riflettessimo su un fatto molto importante, che ha argomentato molto bene l'altra sera Marco Travaglio nel suo discorso ad anno 1 da Giulia Innocenti. Noi siamo di fronte, come vi dicevo, a degli scandali di dimensioni cosmiche in questo paese. Davanti a tutto questo la politica non si sta muovendo, non sta facendo delle leggi anticorruzione, non sta tentando di arginare, non sta facendo pulizia all'interno dei partiti, è ferma in questo momento. Davanti a tutti questi scandali, io sono contenta che ci sia una parte del giornalismo che critichi il Movimento 5 Stelle, che porti un contributo alle scelte che noi dovremo fare nei prossimi anni, ma è possibile che in 20 anni, in 30 anni, nessuno si era mai occupato delle possibili alleanze dei partiti con altri o partiti a livello europeo, e adesso abbiamo Farage che è diventato la reincarnazione di Hitler. E Beppe Grillo che fa un incontro con lui che praticamente è sparato su tutte le pagine dei grandi quotidiani e non si fa che parlare appunto di grano saraceno, di Movimento 5 Stelle, delle nostre gaffe, di queste alleanze a livello europeo, ma poi nessuno, e dico nessuno, sa cosa succede appunto, a meno che non lo facciano scoprire certi magistrati, dentro ai comuni, dentro alle grandi opere, dentro il giro di appalti che c'è, dentro il giro di soldi, dentro i soldi che vengono rubati ai cittadini italiani. Rimettiamo le cose al loro posto, diamo la giusta priorità alle notizie. Io tiravo un sospiro di sollievo l'altra sera, perché ci ritroviamo da un anno a combattere dentro il Parlamento italiano, a fare delle battaglie di trasparenza, di giustizia, di legalità. Io sono in Commissione Giustizia, in Commissione Antimafia, da 3 mesi, e dico 3 mesi, stiamo denunciando che dentro al Ministero dell'Interno c'è un funzionario all'Ippopara della Camorra, si chiama Francesco Sperti, ed è un funzionario che lavora dentro al Ministero dell'Interno. Nessuno si muove, il Ministro non fa nulla. Allora, parliamo dell'Europa, parliamo delle alleanze che si dovranno fare, ma ricordiamoci sempre di dare il giusto peso alle notizie. Per me questo è davvero importante che venga proprio da voi che siete coloro che hanno il potere dell'informazione e di dare un contributo immenso a tutti i cittadini italiani con il vostro lavoro.